Allora, ciao a tutti, io sono Roberto Franchini, vengo dal Giug Torino, dovevo venire a giugno ma poi ho avuto un po' di problemi familiari. Non vi tedio con chi sono, cosa faccio, l'ho tolta quella slide perché è una palla, faccio il CTO dell'azienda che si chiama Arcade. E che cosa vi racconto stasera? Vi racconto come abbiamo usato JHipster per creare l'applicazione che stiamo vendendo come servizio. Allora, quando siamo partiti, quali sono state le nostre precondizioni? Siamo partiti un anno fa, giusto, era in questi giorni qua, su un progetto Greenfield. Ora, trovare un progetto Greenfield alla mia età è come trovare il Sacro Graal, perché non esistono. E invece sì, mi sono trovato a fare un progetto Greenfield e quindi dovevo definire lo stack tecnologico. E io avevo un problema. L'ultima volta che avevo fatto front-end, le JSP erano il massimo del rock and roll. Per cui, insomma, io sono proprio uomo da back-end e mi sono trovato un po' spiazzato. Volevamo andare sul mercato ASAP domani, anzi ieri se possibile. Eravamo un piccolo team. Che fare? Cosa faccio? Come lo monto? Cosa sappiamo fare? Allora, ci siamo resi conto che io sapevo usare bene Spring perché l'ho usato fino a prima di entrare in OrientDB nel 2015. Per svariati anni ci ho fatto un sacco di cose, anche se la parte web, appunto, non me ne occupavo io. Sul lato front-end avevamo un minimo di conoscenze più o meno avanzate su Angular e quindi è venuto naturale dire facciamo stack tecnologico con Spring Boot e Angular. Ok. Quindi, technology stack, cosa facciamo? Ci sono un sacco di micro framework fighi in Kotlin, in Javalin, e anche facciamo il front-end con React perché è la cosa più cool che c'è al momento. No, aspetta un attimo, che stai dicendo? Lo facciamo con Spring Boot e Angular perché quelle sono le conoscenze che abbiamo. Perché è vero, è bello fare roba nuova, ma bisogna anche avere un approccio un attimino pragmatico e dire, vogliamo andare in produzione tra 4 mesi o tra 4 anni? Ma il problema principale non è stato questo, è stato, ok, facciamolo così, ma nel 2017 io mi devo riscrivere di nuovo lo stack di autorizzazione e autenticazione, cioè devo di nuovo farmi la pagina di login, di registrazione, di invio mail, di reset password, tutta questa roba qua, non c'è nulla di già fatto, perché ovviamente in precedenza quella roba lì ce l'avevo dove lavoravo una volta, l'avevamo fatta nell'arco di n mila anni, zilioni di righe di codice per gestire l'autenticazione da qualsiasi cosa con qualsiasi backend. Niente? Allora mi è venuto in mente che quando era giovane c'era un tizio che si chiamava Matt Raible e c'è ancora, e quando lui era giovane faceva un sacco di belle cose con più o meno tutti i framework web esistenti. E ha detto, boh, guarda, se qualcosa si è mosso in questo ambiente qua, sicuramente lui è su quell'onda lì e andiamo a vedere che cosa sta facendo. Perché già allora aveva fatto degli archetype Maven che erano in grado di crearti lo scaffolding di un'applicazione web. Mixando front-end, non so, strazze e back-end con Hibernate piuttosto che iBACIS, mettendo insieme un po' di cose. Ok, cosa sta facendo Matt Raible? Matt Raible, appunto, sta usando un qualcosa che fa code generation. Io non sono allergico alla generazione di codice perché in passato ne ho costruiti alcuni. E visto che erano i primi anni 2000, li ho fatti ovviamente in XML e in XSL. Ne ho fatto uno che generava interamente un sito statico a partire da XML, e sicuramente un altro che generava tutti i pezzi CRUD, sempre a partire dalle definizioni XML per struts. Sì, ma è roba brutta, raccontata adesso è roba brutta. Tanto per farci ancora più male, il secondo sono certo che lo script era uno script ANT, quindi c'era veramente XML everywhere. No, non penso, spero di no, però c'era XML, perché in quegli anni lì se non avevi dell'XML,
non si poteva fare nulla, se no, nulla funzionava senza XML. E ne ho usati anche altri fatti da altri, e uno sicuramente che ho utilizzato, l'ho riguardato l'altro ieri, mi sembra migliorato, e fu un bagno di sangue dopo un annetto, era Spring Roo, che ho visto ancora non tenuto. Sono andati avanti. Ho guardato ieri per curiosità perché ho detto, ah, ma ce l'ho nella slide, aspetta che vado a vedere se esiste ancora. Esiste ancora. Sì. Pensavo che era stato deprecato, era No, ho un guardato, è vivo e vegeto. C'è sicuramente un mio ex collega che quando vede scritto Spring Roo vorrebbe uccidermi, perché io scelsi la tecnologia e lui implementò. E poi non so perché dopo un anno si è licenziato. Però ci vogliamo ancora bene, ci vogliamo ancora bene. Ci vogliamo ancora. E quindi niente, ho scoperto che Matrebol stava usando JHipster. Ho detto, boh, che è? Andiamo a vedere che cosa fa sto coso. Andiamo a vedere cosa fa sto coso. Ok, allora vediamo se mi sto riprendendo oppure no. Sto facendo tutto da solo perché Matteo mi ha lasciato la roba. Non so che cosa ne verrà fuori di questa registrazione. Allora, come funziona JHipster? JHipster è un generatore di codice un generatore che si basa su un affare scritto, penso, in JavaScript che si chiama Yeo Man. Ma questo a me è un dettaglio che sinceramente non importa. È meglio non sapere, esatto. È meglio non sapere. Allora, lo potrei usare anche sul mio portatile direttamente così, ma visto che ho tutto l'ambiente legato alla produzione, c'è un altro bel modo per lanciarlo che è tirando su un container. C'è un'immagine JHipster, lo tiri su, ci entri dentro e lo usi lì dentro, così è sandboxed lì dentro. Io il container l'ho già tirato su, quindi mi faccio un bel JHipster start. No, sì, magari Docker. Docker start JHipster. Ok. Non si vuole far passare il time. Ok, siamo dentro al container. E se facciamo JHipster. Immagino che non vediate una mazza. Sì? Adesso? Ok, 531. Allora, la prima cosa che facciamo è JHipster e ci fa un po' di domande. Ci chiede se può riportare le statistiche, no? E poi ci chiede che tipo di applicazione vogliamo costruire. Visto che non sappiamo assolutamente nulla, facciamo un monolite. Andiamo ad avventurarci oltre. Come la chiamiamo? La chiamiamo TrainLog. Perché TrainLog, ma proviamo a fare il titolo della presentazione è dalla macchinetta del caffè, dalla discussione della macchinetta del caffè al mattino al deploy all'ora di pranzo. Al mattino ci siamo alzati con l'idea, soprattutto il manager, che la sera ha cominciato a fare palestra perché è tornato alle vacanze, che vuole registrare i suoi allenamenti. E quindi niente, gli facciamo un'applicazione per registrare i suoi allenamenti. Date un package. Trainlog. No, non voglio un registry per configurare e scalare. Facciamo le cose semplici. Autenticazione come ci piace con JWT. Il backend dove lo vogliamo? Ma io lo metto su SQL così so cosa sto facendo. A me piace Postgres, però in sviluppo voglio usare H2 con la persistenza su disco.
Come cache di secondo livello uso i cache, si abilita anche l'Hibernate cache di secondo livello, ma preferisco Maven. Perché mi ricorda un po' quando ero giovane, allora usiamo un search engine e anche un WebSocket, vediamo se poi serve. Il frontend come lo vogliamo fare, in Angular o in React? Facciamolo in Angular. Bah, va bene, sì. Would you like net? Oh, internazionalizzazione. Sì, fammi l'internazionalizzazione perché questo Trainlog lo venderemo in tutto il mondo. Di base in inglese e poi perlomeno l'italiano. Ok? Non andrei oltre. Ma questo... Allora, può generare anche i test di performance in Gatling, ma lasciamo perdere. No, non voglio altri generatori, magari li aggiungo dopo. C'è tutto un marketplace di plugin per JIPSR che possono generarvi altri pezzi su pezzi. Alcuni li potete lanciare subito, ma sono ovviamente utilizzabili anche a posteriori. Mi sto riprendendo? Sì, sarò un po' sovraesposto. Ok. Adesso bisogna aspettare. Sta generando un sacco di roba. Ha una serie di template e genera. Adesso è abbastanza veloce perché ovviamente ho il container, l'ho già usato tutto il giorno. Scarica intalate di cose, soprattutto sulla parte node. Mi ha abbastanza sconvolto questa cosa, è molto 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 lento. E sta generando cose. E che cosa permette di fare? Allora, torniamo qua. Questo è il massimo che può fare. Cioè, può generarvi effettivamente tutto uno stack per applicazioni basate su microservizi distribuite con tutti i pezzi che vi servono. Registry, proxy, repository, il monitoring con Logstash, tutto quello che vi serve vi viene generato. Ovviamente dovete fare fine tuning, indirizzi, ma ci sono i compose, i pezzi se volete deployare su Kubernetes, sulle cloud, su AWS, vi fa già tutti i pezzettini, ve li può generare, quindi vi può mettere console oppure un altro registry, Europe oppure un suo config service. Decidere cosa mettere, se mettere Zulu o Ribbon, l'access control separato su questo JIPSR UA server e via dicendo. Cosa ho fatto io? Cosa ho generato io? Io ho generato il monolite, ok? Perché per partire e cominciare a capire come è fatto è la cosa più semplice. Così vedete che cosa vi ha generato, i pezzi che ha messo, anche solo come è stato pensato Spring Boot lì dentro, come è stato pensato Angular lì dentro, e come sono state pensate i disk di build e tutto quanto. Ok, quindi il mio consiglio è, prima di fare il razzo che va su Marte, usatelo per generarvi un'applicazioncina monolitica, poi vi leggete la documentazione e pensate come spezzarla ai microservizi, e rigenerati i pezzi eventualmente avanti. E pensavo che ci farcela con due slide. Visto che sto girando, ma questo qua è appena detto, perché mi sembra un po' di spezzare. È una cosa attivabile veramente o ci sono... Allora, io non ho provato, secondo me bisogna ripartire da zero, è meglio. Però... Ma allora io vi dico, partite con il monolite per fare uno spike e vedere come è fatto. Poi secondo me si può spezzare, sì. Adesso vi farò vedere come generare altri pezzi, perché l'applicazione sarà già funzionante al primo giro con nulla dentro, perché non abbiamo messo niente. Se si muove. Cosa ho detto? Quindi
quello che va a generare sono il primo giro che vi fa. Non gli ho ancora detto nulla della mia applicazione di TrainLog. Al momento quello che genera è tutta quella parte tediosa che io non volevo farmi, ovvero tutta la gestione utenti, quindi ruoli. Ha già dentro tutta una serie di servizi, ad esempio c'è Swagger, quindi appena mettete un nuovo endpoint vi viene mappato su Swagger, avete la UI per provarlo. Ha generato tutti i test di integrazione per testare tutti gli endpoint REST, ha generato tutti i test per testare il front-end. Sulla parte web trovate già delle dashboard per fare un minimo di monitoring, la gestione utenti, la gestione ruoli, la registrazione, potete abilitare il social login, basta avere le chiavine per Google piuttosto che Facebook e Twitter, potete abilitare il social login. E il giro giusto del reset della password o della iscrizione degli utenti con l'invio del link e attivazione dell'utente, tutta questa roba qua che sinceramente non avevo assolutamente voglia di rifarmi. Comunque mica mai c'è poca banda, sto scherzando. Uè, ce l'ha fatta. Ok. Vai. Allora, la versione che stiamo usando di JHipster, che è quella attuale 5X qualcosa, usa già Spring Boot 2, quindi può girare teoricamente su Java 9, se non erro, e seguenti. E Angular 6 e tutta una serie di jar abbastanza aggiornati. Quando siamo partiti noi l'anno scorso, siamo partiti con JHipster 4. C'è un sistema di aggiornamento da una versione all'altra, quindi potete fare, esce la versione nuova, gli dite fate l'upgrade dell'engine JHipster, e poi gli dice JHipster upgrade su un'applicazione, lui è in grado di farvi l'upgrade. Cosa fa? Rigenera quello che deve rigenerare su un branch a parte e poi vi mergiate il branch sul vostro branch principale, quindi fa anche le cose abbastanza bene, non vi sporca quello che state facendo, il vostro lavoro, ma ve lo fa a parte e poi tocca a voi rimergiarlo per e gestirvi le diff se avete fatto delle personalizzazioni, questo viene è pensato. E una volta che è generato, che sia Gradle o che sia Maven, lanciando, vi ha fatto sia con Gradle che con Maven il wrapper. E quindi lanciandolo parte in dev mode la vostra applicazione. Quindi in dev mode vuol dire che ci sono già i profili dentro, dev e prod. In dev parte con usando H2, in questo caso nel generatore vi ricordate gli ho detto di usare la persistenza su disco e non in memoria. Parte con, io gli ho chiesto anche di farmi la ricerca full text di quello che c'è dentro, e quindi parte con un Elastic Embedded, mentre invece poi quando andremo a fare, finiremo e lo mandiamo in produzione, possiamo usare il database che preferiamo. In questo momento qua gli ho chiesto di usare Postgres. Ma per esempio all'inizio non c'era, diciamo, non c'era? Sì, con Non penso ci sia SQLite. No, ci sono quelli lì supportati, oppure puoi usare Cassandra, Mongo e Couchbase come NoSQL. Non è facile di utilizzare No, nel senso che se vuoi ti crei, vai invece vai a forcare il progetto JHipster, che è quello che genera per generare le cose, e gli fai tutti i template
quello che vuoi tu. Ad esempio, ho visto che c'è un plugin semi-manutenuto per usare SQL Server, perché si vede che qualcuno aveva bisogno di quello, piuttosto che usare altri sistemi di cache che non siano cache, ma Hazelcast o Infinispan o quello che preferisci. Quindi è abbastanza vario, ma non copre tutto lo scibile umano. È un po' che hai generato l'applicazione. Sì, c'è dentro Spring Boot, quindi fai quello che vuoi. Sì, però allora, adesso andiamo a vedere di qua. Okay. Se non parte sono fregato. Mio Dio. Allora, quello che fa è esporre l'applicazione direttamente sull'8080 e volendo, ad esempio entrando di nuovo. L'altra cosa che si può fare è lanciare il front-end separatamente con npm e con un proxy che si chiama Browser Sync, che permette di tenere il back-end fisso e continuare a lavorare sul front-end. Lui ricompila sempre il front-end e te lo rende disponibile. Ok, ha fatto. Allora, cosa sta facendo anche? Mentre sale usa Liquibase per fare il versioning del database, quindi qualsiasi variazione che fate al DB viene allo startup riapplicata al database. In questo caso ha creato tutto da zero. Il banner ovviamente si può cambiare ed è la prima cosa che fate. E ci siamo? Ok. Ok, è running. Di default crea due utenti, un admin e uno user. Quindi admin, vostra username e password, entrate e avete già che cosa? Vabbè, home, questo qua ovviamente si può tutto customizzare e cambiare. Potete cambiare la lingua, quindi è già internazionalizzato, quindi se passo italiano è già fatto. Come admin abbiamo la pagina di amministrazione, quindi posso creare utenti, posso cambiare i ruoli. Ok, quindi posso dargli il ruolo root user, role admin, eccetera. Cosa di bello? Ad esempio ho lo user tracker, che funziona, c'è l'audits che mi dice già chi si è loggato, quando, come è andato il log. C'è una pagina di metriche, perché dentro ha già Drop Wizard Metrics e quindi c'è già una piccola dashboard. Se fate un monolite magari vi basta guardare questo, se avete il distribuito vi gestisce anche quella cosa lì. Avete la configurazione di Spring Boot che state usando, quindi tutti i parametri. Potete cambiare i livelli di log a runtime direttamente da web. Potete giocare con le API REST. Adesso ci sono solo i tre endpoint per gestire gli user, però insomma, se voglio avere tutti gli user, try it out, quindi vi dà la URL, si URL da provare sulla console volendo, se no il JSON che viene fuori e che è quello che viene mangiato dal front end. E inoltre, avendo usato H2, vi dà la possibilità di andare sulla console di H2 e vedere che cosa c'è nel database. Effettivamente viene esposta anche questa qua su una porta.
ok? Quindi questo è quello che avete al primo giro senza aver fatto praticamente nulla. Tutta questo, c'è Bootstrap, quindi potete personalizzarlo, cambiare gli stili, cambiare tutto quello che volete. Quanto è facile? Poi ve ne parliamo. Perché c'è tanta, 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 tanta roba dentro. Allora, voglio generare un, diciamo, un database. Ah, questo è lo scheletro, ma non c'è nulla. Adesso io voglio fare il semplice CRUD per gestire le sessioni di allenamento. C'è un bellissimo strumento dato da Japser stesso, che ovviamente mi sono perso. JBL. Che permette di disegnare il vostro data model e con un semplice linguaggio di descrizione. Questo linguaggio adesso è diventato più potente, potete descrivere tutta un'applicazione intera, decidere quali entità mettere su un microservices, quale entità mettere su un altro microservice, quindi le relazioni, i campi se sono richieste, come usare la paginazione, in questo caso ho usato infinite scroll oppure paginato, se usare o meno i DTO, se usare o meno i service. Cosa vuol dire? Allora, di default JIPSER tende a minimizzare l'entropia, per cui se dovete fare un CRUD e non vi serve il livello di service, non lo generate, usa direttamente dai controller i repository. Se vi serve il servizio, lo generate e adesso è a star, e quindi lo genererà per tutti, altrimenti lo generate solo per quello che vi serve. Idem i DTO. Vi servono tutti i DTO oppure potete passare direttamente gli oggetti di dominio? Fate quello che volete. Con MapStruct praticamente gli oggetti di DTO vengono generati al momento di compilazione, c'è solo una definizione con delle annotazioni, quindi è molto leggero. Quindi prendiamo questo file qua che io ho in locale. JHipster, lo metto dentro al container. Perfetto, dovrebbe essere qua. Esatto. Ok, adesso stoppo l'applicazione, dovrebbe metterci meno al secondo riavvio. Non c'è. JIST port file appunti JIST import JDL ok, adesso importiamo quel file di definizione delle entità che gli ho dato. Se ho scritto tutto giusto. Sì. E mi va a generare altri pezzi che sono tutti i controller e i repository per gestire le entità che gli ho dato. Sia parte back-end che parte front-end. Ho usato la forza per ma non serviva. Serve se rigeneri un'altra volta sopra e vuoi sovrascrivere quello che hai fatto prima. Però insomma, c'è anche un altro modo, c'è anche la possibilità di farlo, diciamo, in modo interattivo. Quindi JHipster crea entity, ti chiede i campi, le relazioni, eccetera. Però ovviamente è un pochino più lento. Può essere, oppure JHipster create service, vi creo un servizio. Sono tutta una serie di aiuti, perché magari volete solo creare, che ne so, il servizio di liveness, il servizio di dammi l'ora corrente, il servizio più stupido che vi dice hello world, potete farlo. Allora, perfetto. Adesso vorrei
andare un attimo dove effettivamente state a lavorare tutto il giorno. Ci vedete bene? Che è bello il font, si vede bene. Ok, cosa vi ha generato questo progetto? Guardiamolo con un IDE. Vi ha generato un sacco di roba. Il POM è molto 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 denso. C'è un sacco di, ci sono un sacco di cose. Ci sono i profili, ci sono svariate versioni di qualsiasi cosa. Queste sono solo versioni. Vabbè, c'è un BOM, c'è un sì, ci dovrebbe essere un BOM, quindi dovrebbe importare già un po' di cose da lì. C'è di tutto, appunto, H2, Matrix, Acer, J, Hibernate, eh? No, ha un, no, il, non ha un parent suo, è tutto qua. E quello che è importante è che, allora, bisogna trovarlo. Beh, ci sono i profili che dovrebbero essere qua in fondo. Ok, è già agganciato il plugin di Spotify per generare le immagini Docker, quindi potete uscire con un WAR con un'immagine Docker. E a seconda del, potete avere, avete già diversi profili disponibili, tra cui quello per non attivare l'Equibase, quello per attivare Swagger, Webpack, il profilo di dev, che è quello normalmente utilizzato, oppure potete usare anche il profilo di produzione, che fa cose un po' diverse, e via discorrendo. La versione, se voi lo generate, se preferite Gradle, è analogo, usa magari plugin diversi, ma fa le stesse cose. Ad esempio, noi abbiamo usato Gradle perché volevo imparare Gradle, e non mi ci sono trovato, quindi dal momento sono tornato a Maven. Poi lo so che è brutto perché è pieno XML, ma sarà che lo uso da 12-13 anni, io con Maven riesco a fare più o meno tutto, con Gradle mi sento veramente limitato. Ho provato anche a scrivere il script Gradle in Kotlin, e forse se avessi preso una mazzetta a 5 kg e me la fossi data su un dito sarebbe fatto meno male. Insomma. Allora, quindi sotto SRC c'è tutto. Cosa c'è? C'è l'albero Java e l'albero Web App. Nell'albero Web App c'è tutta la parte Angular, nell'albero Java c'è tutto quello che vi serve per l'applicazione. Quindi abbiamo generato, queste sono quelle che ha generato lui all'inizio, le authority, user, sono quelle che servono per fare la gestione utenti. Questi sono i bin che mi ha generato dando gli impasto al JDL, quindi la definizione dell'entità. Ha già messo tutte le relazioni, le annotazioni giuste, eccetera. Nei repository, di nuovo, sono tutti i repository JPA, quindi basta giocare, bisogna sapere JPA, ma insomma, si fa. E allo stesso tempo, visto che gli ho chiesto di generarci i service, ci sono anche i servizi. Gli ho chiesto di generarli senza interfaccia, perché se no potete anche, quindi solo le classi e non eventuali interfacce e implementazioni. E quindi questi usano repository e hanno già le annotazioni sulla, se sono transazionali, tutte quelle cose che avreste messo voi, né più né meno. Ci sono un po'. Ah, ecco, i DTO ad esempio sono questi qua. Vengono generati. Sì, questo, ma avevo, ah, forse non gli ho detto con Mastroot. Non mi ricordo. Ok, no, li ha generati e non li ha fatti con Mastroot. Ci sono ad esempio già quelle funzioncine di utilità che tutti quanti quando usano Spring Security si fanno. Dammi l'utente corrente. Dammi l'utente corrente, il login dell'utente corrente, l'utente corrente da partire da JWT, che sono sempre le solite 4-5 linee che servono per interagire con Security Context in quel momento, se il ruolo è quello giusto o cose simili.
Poi altre cose, gestione di JWT, token provider. Queste sono i pezzi di configurazione Spring Boot, ad esempio per Liquibase, e quindi dove andare a prendere la roba, perché Liquibase è tutto gestito qua sotto. Quindi qua sotto abbiamo la configurazione del log, il banner, che è quello che potete cambiare, importante, è la prima cosa che dovete cambiare, la pagina dell'errore, i template per le mail, quindi quando mandate le email di registrazione, eccetera, l'internazionalizzazione con i message properties. Per cosa? L'internazionalizzazione qua viene usata solo per le mail, perché tutto quello che viene generato lato server sono mail. Invece l'internazionalizzazione lato client è su, no, ho sbagliato cartella, web app, i18n, quindi IT, abbiamo tutti i JSON di internazionalizzazione per tutta la parte di front-end. Negli HTML si fa riferimento a tutte quelle parti lì, ad esempio, vediamone una. Con delle chiavi, JHI Translate è lo, il suo, sono le sue utility. Ad esempio, il prefisso JHI è configurabile in fase di generazione, potete avere quello vostro, che ne so, tipo Translate o My Company Translate, e questa è la chiave che va a prendere nei JSON. Tornando dietro al backend, abbiamo configurazione, quindi ci sono. Beh, ma abbiamo abbandonato gli XML 10 anni fa, adesso siamo pieni di YML. Perché ce ne sono ovunque, se cominciate a usare roba cloud, scrivete YML. Qualcuno mi ha detto, sono diventato un YAML programmer. E quindi avete la configurazione di base di Spring Boot, la configurazione per dev e la configurazione per prod. E ci sono un sacco di belle cose. Ad esempio, ho già configurato il logging su Logstash disabilitato o di default. Ci sono le metriche prese con JMX e se o meno mandare su log. Autenticazione, server, configurazione di JPA per quello che riguarda tutte le property di Hibernate, configurazione della ricerca. Qua potete configurare il server di posta per mandare le mail. Ovviamente tutta questa roba qua è passabile come parametri esterni. Di default ci sono tutta una serie di parametri. E l'altra cosa è Liquibase. Quindi avete il vostro master che viene mantenuto JHipster, e man mano, se io domani aggiungo un altro JDL che genera delle entità tutte nuove, i pezzi vengono aggiunti qua. Quando lo lancio aggiorno il database, fa la diff, eccetera. Qualcuno ha già usato Liquibase o sistemi simili, c'era migration di iBase, di Vatis. Sì, ok, quindi non parlo arabo. Non avete il sistemista che fa create table a caldo sul DB di produzione. Ah, ok, di notte, prima del deploy definitivo, giusto? E poi ci sono i changelog. Ad esempio, una cosa che io ho utilizzato è stata quella di. Questi sono gli user che vengono precaricati. Io ho precaricato, ho preparato una serie di CSV che mi creano la situazione di demo. Quindi ci sono già dentro tutte le entità per giocare con l'applicazione. Ho un altro profilo con cui genero un altro pacchetto dove quella roba non c'è, il database è completamente vuoto. Quindi giocando si possono fare un sacco di cose. Allora, andiamo a vedere che cosa ci ha fatto dall'altra parte. Dovrebbe essere più veloce a partire, eh? Forse.
Allora, a me, se volete guardare online, trovate un sacco di tutorial. C'è un libretto che si chiama mini book su DZON, no, su QCon, su InfoQ, fatto da Matt Rabel, che è fatto molto bene. C'è, lo seguite passo passo e create un'applicazione da zero. Ci sono un sacco di tutorial, c'è un libro di Pact fatto da uno degli sviluppatori. Secondo me è quasi meglio il mini book, però insomma, se avete, magari poi domani Pact lo mette gratuito e lo prendete. E, quindi non vado a farvi vedere, cioè vi faccio un po' di effetto wow adesso e poi smetto. Non è il mio obiettivo, ma perché non penso che sia la cosa che interessi a chi sviluppa veramente. Cioè, l'effetto wow servirebbe o per vendervelo o magari in conferenza, ma qua so che c'è gente che mette le mani dentro il codice, si vuole sporcare le mani e vuole sapere come diavolo funziona tutto sto ambaradan e quali vantaggi mi dà rispetto a me. Io questi pezzi li conosco, li metto tutti insieme e lo faccio lo stesso, che era quello che avevi fatto io l'anno scorso. Ok. Ok, ci loghiamo. Questa volta ci loghiamo come user, così non vediamo tutte le cose di amministrazione, e magicamente ha generato i CRUD per gestire un train log. Quindi se noi mettiamo, abbiamo già le pagine di elenco, possiamo creare un nuovo tipo di esercizio. È bruttissima, lo so, ma non è il mio obiettivo, non è farvi l'applicazione bella, è un altro. Al che posso dire che okay, possiamo anche aggiungere un altro. Sì, c'è un esercizio che si chiama deadlift, per chi non fa powerlifting esiste. E, ok, quindi mi sono allenato oggi, non è vero, oggi ho saltato, sono una cattiva persona. Tutto ok, questo è brutto, ma si può modificare, ovviamente. Era brutto perché ci sono le ID, non ci sono né i nomi, e non, soprattutto non c'è l'utente corrente, ma c'è l'elenco degli ID che non ha nessun senso. Sono cose che sono le prime cosine che andate a fare sulla UI per vedere solo i pezzi che vi servono. Quindi aggiungiamo un esercizio alla però appunto il 1051 e la aggiungiamo alla sessione 11001, madonna, e aggiungiamo anche, abbiamo fatto un set da 10 ripetizioni con 100 kg, con, no, 1000 kg magari, 1000 libbre, ma proprio, e lo aggiungiamo di là, e sostanzialmente abbiamo registrato il nostro primo esercizio fatto nell'allenamento di oggi. Ci sono un paio di cose brutte. Si può guidare, probabilmente ho usato un JDL vecchio, ma vedo che qua non ci sono, quindi niente, un JDL vecchio. Qua ci sono dei trucchetti per, invece di far vedere le ID, far vedere i nomi, quindi usare le parentesi e fare riferimento a una property. Quindi andate anche magari all'inizio un po' per approssimazione e poi invece andate sulla parte di UI a giocare con i pezzettini, invece di prendere il punto ID prendete il punto name e giocate con l'autorizzazione per far vedere solo le cose che vi servono o non vi servono. No, perché con le parentesi gli dici che quello che visualizzi è il nome. Una cosa un po' così, lo so, sì, esatto, sì, lo so, ma il join lui lo fa sempre sulle ID generate,
specificato così. Sì, appunto, non è. Esatto, questa roba qua genera, non genera solo modello dati, ti fa vedere modello dati, ma sta generando dal front-end alla persistenza e quindi stai guidando tutto quanto. Ok? Ma questo per esempio ha senso, un'applicazione reale ha senso, utilizzare Io l'ho usato, sì, l'ho usato e l'ho usato anche a metà progetto quando abbiamo fatto un refactoring, quindi ho fatto un refactoring del modello perché si è reso conto che c'erano delle cose da cambiare, ho aggiunto delle entità, eccetera, quindi sì, posso dire che l'ho usato perché così mi ha generato di nuovo tutto quanto, poi magari io non uso tutto, oppure ci sono dei pezzi di CRUD che in effetti ho poi tolto perché sono di entità che non gestisco direttamente come CRUD, ma che mi servono da supporto per altre, che ne so, lo stato, cose simili. Quindi non, però l'ho usato, sì. Ed è stato utile perché se adesso io volessi rigenerare da zero l'applicazione, potrei ripartire da lì e poi eventualmente rimergiare dentro le personalizzazioni che abbiamo fatto. Allora, quello che mi preme è che dal punto di vista di già vista mi è piaciuto come ha impostato il lavoro. Io forse l'avrei impostato così dopo anni. Quindi le cose sono ben separate, è facile trovarle, sono dove te le aspetti. Quindi nella parte web ci sono cosa? Gli endpoint REST, nella parte vediamo. Ci sono gli endpoint REST, c'è la gestione degli errori. Fai DTO, chiami i servizi, eccetera, ci sono già i commenti, tutto quanto. Nella parte, confrontandomi con i ragazzi che fanno il front-end, mi ha detto, è un'applicazione Angular impostata bene, perché, di nuovo, è tutto dove dovrebbe essere. Quindi ci sono le entità sono qua sotto, ogni entità ha il suo pezzo con tutti, e sai chiaramente di cosa stiamo parlando, component, c'è il TS separato, il modulo, la root, servizio, quindi anche io che sulla parte di front-end sono una capra, appunto, facevo le JSP, mi ci sono ritrovato senza neanche andare a studiare. Se devo fare delle modifiche veramente leggere, solo di crudo, metti una, non ho problemi. Ma proprio perché alla fine è molto intuitivo. È molto fatto bene, non c'è la porcheria. Altre cose. Ok. Quello che possiamo generare è ad esempio. Sì. Adesso questo JDS è un utility con tutto che cambiamo adesso in JDS sarà già indipendente, quindi non farà Sì, esatto, però, sì, esatto, però se voi andate a fare dei cambiamenti, volete rigenerare una entity, dice guarda che il file è cambiato, lo sovrascrivo o lo tengo? Ovviamente se voi avete pushato, lo potete sovrascrivere e poi rifate la diff con quello che avete pushato. Oppure, cosa più sensata, dovete rigenerare, vi spostate su un branch, rigenerate sull'altro branch e rimergiate facendo la diff. E così non vi perdete le modifiche che avete fatto. Ok. Allora, quello che vi dà inoltre è la possibilità di generare le immagini Docker e non solo, vi dà anche il compose, quindi sotto Docker avete un compose per lanciare l'applicazione in produzione, dove avete il Docker della vostra applicazione, il Docker di Postgres e il Docker di Elasticsearch, che serve per fare la ricerca. In ogni forma avete sempre la possibilità di cercare le entità direttamente. Di più, ci sono una serie di plugin, ad esempio Jaipser CI/CD vi genera che cosa? Il Jenkins file e
anche un file di compose per lanciare Jenkins e fare i test. Quindi Jenkins pipeline, sì. Sì, voglio che mi fai la build dentro un Docker container. Voglio che mandi lo stato no a GitLab, no. Ma sì, guarda, possiamo fare un sacco di cose, build. Quindi, vogliamo che deploy l'applicazione su Artifactory. La vuoi analizzare con Sonar? Sì, c'è anche il compose di Sonar. E quando hai fatto l'immagine, pubblica. Ok, snapshot, snapshot. Ok. Sì, va bene. Sì, tanto, ok. Sonar, sì. Docker login, Obertrack, organization, Overwrite Comments. Perfetto. Ora questa roba qua non la lancio perché ci metterebbe una marea di tempo, però andiamo a vedere che cosa ha fatto. Ci ha generato un bellissimo Jenkins file, che è quello che ci si aspetta di trovare e che avreste fatto voi, esattamente quello. Quindi lancia la build in una file checkout, lancia la build. Spero che questo formato vi è. Chi è che non sa cos'è Jenkins file? Non sapete cos'è Jenkins file? Ok, avete mai usato Jenkins? Sì, ok. Allora, Jenkins si può, fino a 2-3 anni fa, 4 anni fa, si poteva creare le build solo con le form di Jenkins. Adesso invece è scriptabile con degli script Groovy, e questo è una Jenkins pipeline, quindi è programmabile. Okay. È uno script scritto in Groovy con cui potete fare molte più cose, le stesse cose che facevate con i form, molte di più, e soprattutto è versionabile, mentre i form compilati non lo erano. Quindi in questo caso lancia i test di front-end a tutti i vari stage, raccoglie, se tutto è andato bene fa il packaging, lo manda su, penso, no, fa la quality analysis con Sonar, crea la immagine Docker e la deploya. Quindi ci sono tutti i passi per far avere almeno il CI di base. Vi dirò di più, c'è anche il profilo per Jenkins X per JHipster. Quindi se qualcuno ha provato o vuole provare a fare cose con Jenkins X, potete integrare le due cose. Quindi c'è JX, JHipster che vi lancia da uno all'altro. Ho fatto qualche esperimento e poi ho visto quanto mi costava tenere su JKE e ho lasciato perdere. E adesso lo riproveremo. Secondo me sì, adesso sono quasi un anno che vanno indietro, insomma. Sì. Su queste cose qua sì, su altre non lo so, però insomma mi sembra pensato e fatto bene. Ok, allora non mi ricordo più cosa devo fare, devo guardare qua, perfetto. Sì. Quindi se io faccio così, lui mi crea un'immagine, sì, ma non me la crea da qua, scusate, quindi allora questo comando qua lo devo lanciare da fuori il container perché usa e non funziona perché fa permette di fare la build del pacchetto di produzione solo se tutto pushato, committato.
Allora, io sono dentro un container. Su Linux funziona. Io ho montato al container il socket Docker e l'eseguibile Docker, quindi lui dovrà funzionare. Su Mac oggi mi dice che non ho il lanciandolo da dentro, non hai diritti per lanciare il Docker da fuori, il client il Docker. Ok, sì, ero sul treno quando l'ho provato, quindi me ne sono. Ho detto vado, intanto la linea comando funziona uguale e quindi lo faccio così. Tanto poi i Docker devo lanciarli da sotto. Sì, perché fare Docker outside Docker è una cosa un po' turca. No, funziona. Quindi uscite con un'immagine Docker, avete i compose. Cosa potete fare? Potete pushare il compose, l'immagine Docker su dove volete e tirarlo su e farlo vedere al manager che voleva registrare i suoi allenamenti giornalieri. C'è un sacco di lavoro da fare sulla UI? Sì, c'è un sacco di lavoro da fare ancora su magari il backend, rivedere il dominio e tutto quanto. Certo, questo sì, però io ci ho lavorato quanto? 10 minuti, un quarto d'ora? Questo è quello che si ottiene dopo un'oretta di lavoro se non sa quello che deve fare. Quindi per l'ora di pranzo potete avere qualcosa da far vedere e avere un'idea, perlomeno. Poi in una settimana potete avere un'applicazione se inutilizzabile. Sì? Sì, magari mi sono spiegato male io. Una volta che si è fatto tutto questo plug and play, diciamo, di tecnologie, di CI, ma alla fine, cioè, poi il prodotto che poi alla fine gira, diciamo, esegue, utilizza qualche demone di JIPSTER? No, non c'è niente. Alla fine utilizza un paio di librerie di JIPSTER, che sono le librerie di utilità, lato front-end e lato back-end. E sono... se vogliamo proprio su una cosa, è un potente. Sì, esattamente. Però non c'è niente. No, e la cosa figa è quella che poi alla fine, se vuoi, puoi anche buttare, non dimenticartene. Io sono meglio che non eseguo JIT, okay. Perché stiamo lavorando solo su altre cose. Andiamo quindi, un po' meglio tutta la storia, come dire, aggiornato da JIT. Perché per ad esempio portare, non so, da noi siamo ancora, noi abbiamo generato l'applicazione l'anno scorso. Questo sarà il tema delle slide dopo, però insomma fa lo stesso. No, Angular 4, quindi poi per una serie di cose ho aggiornato per un po' di volte, ma era, insomma, abbiamo fatto troppe personalizzazioni su front-end. No, per colpa nostra, e quindi è diventato complicato migrare da una versione all'altra, quindi rigenerare l'applicazione e farla differire e applicare. Adesso vorrei farlo con JCR 5 perché io quindi sono ancora su Spring Boot 1.5 qualcosa. Quando fai la migrazione, quindi JCR upgrade, cos'è cambiato? Sono cambiate, magari hanno fissato qualche baco che veniva generato, o ti aumenta la versione di qualche pezzo, che sia Spring Boot eccetera, che sono normalmente minor per patch di sicurezza. Quindi se rimani sulla 4 e continui ad andare avanti avrai l'aggiornamento all'ultimo Spring Boot 1.5 qualcosa che risolve ad esempio dei bug di sicurezza. Abbiamo immagini Docker, ci sono degli errori nel compose. Ups. Che sono questi?
Mi sembra qua e forse. Sì, scusate. Spero di aver fatto tutto. Sì, dovrebbe essere a posto. Spero che parta perché appunto c'erano degli errori che ho trovato nei compost che ha generato, ma poi leggendo la documentazione in effetti c'era anche scritto. Quindi Docker compose -f src main docker app.xml app, vediamo se parte. Ah sì, scusate. La porta è occupata perché c'è già il container di JIPSer che sta girando che è mappato su quella porta lì, quindi adesso esco, docker stop jhipster, quindi stoppo il container di sviluppo, mettiamola così. Allora, adesso cosa fa? Lancia tre container, il container dell'applicazione monolitica, il container di Postgres e il container di Elastic. Al momento non fanno persistenza sui gruni perché è commentata, ma potrebbero farlo. Per cui ho già generato il Docker, potrei averlo pushato pushato dove voglio, sul mio registro interno, dove cavolo voglio, oppure potrei aver usato il WAR perché preferisco usare il WAR e quindi faccio Java meno WAR, il WAR che mi ha generato e parte anche quello. As you want. Quindi sta generando il database su Postgres in questo caso. Appena viene scritto 8080 dovrebbe essere disponibile. Cosa mi è piaciuto? A me è piaciuto molto il fatto che ci fosse tutto quello che avevo in mente di mettere dentro. Magari non proprio, magari io avrei scelto un altro framework equivalente, ce ne sono, invece, che ne so, invece di Liquibase, non mi ricordo, Migrations di Badis o che ne so. Però alla fin fine, se le feature sono equivalenti e non me sono, ed è già lì, uso quello. O che ne so, magari invece di usare Elasticsearch, io sono un fan di Solar, avrei usato Solar. No. Non so, invece di usare Matrix, adesso magari userei Micrometer, che è quello di Spring equivalente. L'hanno fino ad esempio, io Drobuiza Matrix lo uso da anni, quindi per me era naturale metterci dentro quello. L'altro lato è ok, ma non hai fatto una cosa fighissima. Potevi usare appunto Javelin o quello che è. Noi così partendo a settembre, a gennaio eravamo in produzione con qualcosa di estremamente minimale, perché poi dietro abbiamo delle cose complicate, ma c'eravamo. Spero che stia partendo. Ho bisogno di 32 giga di RAM, chi è che mi compra un Mac nuovo? E quindi a me è piaciuto quello, è piaciuta l'impostazione, come ha organizzato i sorgenti, come sono puliti anche se sono generati, il fatto che si può rigenerare sopra, come fai gli update appunto in modo sensato facendo i branch. E quindi è anche facile fare personalizzazioni e non perderle perché poi ti gestisci con le diff. Dimmi. Ti crea tanti sottoprogetti, però ognuno è indipendente, non crea un multimodulo.
Sì, esatto. La parte angular viene depredata da sola, quindi è un artefatto a parte. E anche qua ci sono, cioè, tu, ti dice come se vuoi spezzare in due parti, depredare in due artefatti differenti, non è un problema, perché in effetti sono due artefatti separati, solo che la parte di angular viene servita su quell'endpoint lì. Ma è uno single page application. E in più ti può mettere tutto quello che hai visto, quindi ti può mettere lo stash, ti può mettere... Io ad esempio gli avevo agganciato Prometheus per vedere le metriche, ma visto che esci con Metrics puoi usare, puoi decidere di mettere Grafana o Grafite, quello che ti aggrada. Puoi avere appunto l'outstash perché vuoi guardare i log, dipende dal tipo di applicazione. Ok, questo era complicato, ma più che altro sono le risorse di PC che mi mancano. Comunque avremmo visto la stessa applicazione di prima, però già fatta con l'utenza. Allora, per finire la presentazione, perché ho parlato per 58 minuti abbondanti, quindi. Allora, quindi potete generare le monolito o microservice, Spring Boot sempre, e Angular o React. C'è un blueprint, che non è un plugin, per generare tutta la parte di Spring Boot con Kotlin, però è in lavorazione. Al momento io sto, la mia applicazione è mista a Kotlin Java, ho pezzi di Java che chiamano Kotlin e pezzi di Kotlin che chiamano Java e funziona tutto. Non è un problema. Autenticazione su qualsiasi cosa. Potete decidere quale tipo di backend per i dati utilizzare, anche NoSQL. Ci sono tutti i tipi di test, quindi ci sono i test per i controller, ci sono i test per il front-end, vabbè, non ci sono i test sui repository, però è molto ben impostato da quel punto di vista lì, quindi è anche difficile scrivere, pensare di scrivere della roba che poi non ti viene voglia di testare. È facile tirar su il CI perché quello che ha generato oltre a Jenkins file è un compose di Jenkins che forse non vi ho fatto vedere, forse no. E comunque lo potete lanciare anche in locale, quindi il primo giro potete farlo anche in locale, se avete una macchina, ormai ci vogliono 32 giga se non ce la fate, insomma fate girare in cloud. Potete generare, uscire con WAR, Docker e Compose e Cloud, ci sono tutti i, così come ho fatto JXR sia il CD, potete fare JXR Heroku, JXR Kubernetes e vi genera anche tutti i pezzi per deployare sui vari cloud. Potete monitorare con LLK, pensate a qualcosa di utile, sensato, e c'è, più o meno c'è. O se non c'è proprio quello che vi piace, c'è quello che vi piace meno, che invece di cioccolato fondente, cioccolato no. Quali problemi abbiamo avuto? Perché non è tutto rose e fiori, non è che è andato tutto splendidamente fin dall'inizio. Allora, prima di tutto, abbiamo avuto dei problemi perché avevamo un template in Boost 3 con Angular 4, è stato un bagno di sangue inserirlo, non mio, è stato scelto così e vabbè. Penso più che altro sia un nostro errore nell'aver voluto fare questo innesto. Abbiamo fatto così tante customizzazioni a causa di questo, poi altre, che a un certo punto è diventato veramente complicato fare il JSON update, le diff erano enormi e troppo onerose da gestire. Trovate tutto qua, c'è tutto, ci sono riferimenti a tutto, quindi ci sono i link, c'è la documentazione fatta bene, i link ai libri, articoli, presentazioni, video, tutto quello che volete. E quello che vi faccio vedere ancora adesso è, ma ok, adesso ci ha raccontato tutta questa storiella, ha fatto un crudo delle balle, eccetera, cosa hanno fatto veramente questi? Noi abbiamo fatto veramente una cosa che funziona.
Quindi abbiamo fatto una roba piena di grafica, non so se ce n'è una bella. Abbiamo fatto un tool per fare data visualization su Graph Database e anche adesso abbiamo anche chart e altre cose. Quindi siamo riusciti a fare questa roba qua. E alla fin fine, perché tutta la parte di autorizzazione e autenticazione ci ha fatta lui, la gestione dei CRUD per i pezzi che ci servivano è generata bene da lui, e poi ci sono tutti questi pezzi qua che sono tutti grafici personalizzati da noi. E questo è quello che ci ha un po' creato i problemi, però ne sono venuti fuori ugualmente, non è stato l'applicazione su... No, ho avuto questi problemi perché ho customizzato tanto JX. E probabilmente... Allora, è una cosa che non ho messo nelle slide. C'è un sacco di roba dentro, ma veramente un sacco. Ci sono gli ultimi 15 anni di sviluppo web. Quindi, se avete uno junior, lo buttate lì sopra, non so se sopra arriva dall'altra parte della vasca. Perché c'è veramente tanta roba. C'è già solo... Spring Boot non è una cavolata, perché se cominciate a mettere 4 o 5 plugin vi perdete, se non avete idea di come funziona Spring MVC oggigiorno, cioè, ci sono tutta una serie di livelli di conoscenza che io do per acquisiti, ma perché sono un certo livello, sono tanti anni che ci lavoro, però non è così. Idem sulla parte Angular, vi genera già una marea di cose e magari hai lui il junior che è ancora lì che fa il tutorial, se lo butti lì dentro che fa? Cioè c'è appunto monitoring, CI, CD, considerate che un junior non ha neanche idea di... cioè sì, se li trova e poi dice ma perché facciamo questo? Perché negli ultimi 20 anni siamo partiti da fare appunto le modifiche sul DB di produzione, adesso generiamo un'immagine immutabile che nessuno tocca. E qui c'era la gente che andava a cambiare punto class in produzione, tu sai dove, ok? Venivano aperti i jar sui server di produzione e cambiati punto class dentro, questo era quello che si faceva. Oggi redeploy da zero l'immagine Docker, perché è la cosa giusta a fare, perché se vuoi far rollback puoi farlo. Okay. Quindi no, non è, secondo me, non è lo strumento giusto da dare in mano a persone che abbiano poca conoscenza. Può essere la palestra per imparare? Mazza, è tipo andare, non so... No, però per guardare best practice... Ecco, se può essere un buon modo per vedere... qual è una best practice per produrre una un'architettura pulita, quello sì. Cioè, sì. Dentro, alla fuori, esatto, prendi quello che c'è qui. Il problema questo è stato che il JIT, no? È un borgo, diciamo, tool, lo tempo che è il livello che si deve sfruttare, per fare un progetto, poi dopo tutti i vari si comincia a prendere una via diversa, sì, sì. Diciamo, da, sì, quello è una delle cose che sono sì. Scontrate. Sì, sì. No, lo usi come quello che ti ha generato, la libreria, però appunto... No, ma infatti sono d'accordo. Sì, esatto. L'unica cosa è che la comodità di stare legato è quella per cui se fai l'update magari ti mette la versione nuova che... copre il bacco di sicurezza o... secondo me non è più semplice allora per tornare all'inizio del progetto che si era fatto con la versione che aggiungiste. Aggiornare il progetto base, la progetto cioè se sono modificato, vedere quindi solo... Sì, secondo me puoi adottare un po' le strategie che di buon senso che preferisci. Se qualcuno aveva avuto il coraggio di utilizzarlo e poi aggiornarlo, come scaffolding va bene, talmente grosso, talmente complesso, che poi io ho paura,
No, allora, io l'ho fatto per un po', ma appunto poi abbiamo avuto quel problema lì. Adesso sto facendo un lavoro di refactoring, perché sto togliendo dall'applicazione dei pezzi che diventano dei pezzi di libreria. Quando ho finito quel lavoro lì, proverò a fare l'aggiornamento a GYO, perché c'è della roba che mi interessa, e vedere appunto quanto sarà complicato farlo. Probabilmente se avessimo avuto un'applicazione più normale, mettila così, perché ad esempio i chart, ci sono i generatori per PrimeNG, quindi li puoi mettere dentro abbastanza facilmente, ma Tribal nel suo tutorial fa vedere che ci mette dentro 4 chart, quindi non so, ad esempio se hai, nel nostro caso del Trendlog, hai i pesi, il peso usato, lo squat di tutte le settimane, è facile tracciare una linea. Puoi fare sì, così. Sì, sì, insomma. Sì, però insomma, e poi da lì vai avanti e che ne so, cambi. Ma se bello per uno che fa tante relazioni simili, esatto, sì, sì. Sì, poi se diventi bravo a modificare i pezzi di angolo. Sì, 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 esatto. Però appunto, se guardi nel loro chi ci usa, c'è un sacco di gente che lo usa. E secondo me, ad esempio, può essere utile per generare facilmente quelle applicazioni di back-end che fanno CRUD su roba, di back-office, scusate, quando quelle da dare in mano agli operatori per creare pezzi, che poi in effetti quei dati lì vengono usati da qualcun altro. Oppure, se non erro, la parte di Voxed adesso è fatta con JHipster, ho capito male? No? Ah, ok. Dimmi. In Gipsa non fa nessun tentativo di separare il generato da tutti gli interviene. Sì, sì, ci sono tutti i pezzettini commentati, ad esempio nei. Lo vedi? Quindi lui, tu sai che da lì in sotto lo gestisce lui, se fai porcheria lì sotto. Sì. Esattamente. Io ho una domanda per lui, che era ovvio che gente fa molto bene di fare un mostra più veloce, ma per esempio da quante persone siete che non tenete questa anche più veloce, perché serve il DBA, serve qualcuno che fa devo, serve front end. Ho sorpassato il quintale apposta per essere più tanti. Sì? Sì, sì. Siamo pochi, siamo proprio pochi. Tutta la parte di back-end. E vabbè, no, sì, me la gestisco solo. Alla fine, se sei abituato a lavorare così, è molto veloce. Io quando la build è verde, mi manda il su Slack che è verde, so che posso deployare, deploy. Cioè, tra l'altro, ecco, l'altra cosa è, allora, architetturalmente è disegnato bene, quindi trovi il codice al punto giusto. Il paradigma di DevOps è quello giusto. È tutto al posto giusto, cioè è già quello che io avrei fatto di mio. Se tu la generi, se tu sai, la vuoi generare a microservizi, hai la scalabilità orizzontale nel senso anche di sviluppatore, per cui ogni sviluppatore ha il suo microservizio. Prego, arrivederci. Più di così. Come se fatti bene sempre le cose. Sì, esatto, sei proprio. Allora, il linguaggio. Il linguaggio di definizione che hai usato solo per le entità puoi definire
quale entità vado nel microservizio, quale entità vado in un altro microservizio, eccetera. Lui ti genera tutti i vari pezzettini. Ti puoi generare il front-end da una parte, eccetera. Quindi, no, fa tutte le cose fatte bene. Se vuoi andare in distribuito, non c'è problema. Io sono partito col monolite perché non sapevamo bene dove saremmo andati a parare. E alla fine ho tutto un monolite perché mi è comodo per due ragioni. A parte che non facciamo cose Beh, per cui ci generare una serviva. massa da cielo comunque senza fare altro, No, esatto, perché visto che noi facciamo data visualization ma su database dei clienti, quindi non sono i miei ah, database. sulla database. Quindi tutto quello che ho è lì, non aveva assolutamente senso. Inoltre, lo stesso pacchetto io lo rimpacchetto e lo do al cliente che se lo può installare on-premise. Per cui, appunto, giocando con i profili e con anche i profili di Keybase, quello che mando in produzione ha già dei dati dentro, con appunto i dati di demo, le cose. E l'altro che mando al cliente è completamente vuoto e può lanciarlo anche sul suo desktop. Con la security al minimo, per cui c'è un solo utente definito che può fare, che però non può fare neanche l'admin, quindi non può neanche aggiungersi utenti, e lì così e basta. Alla fine, però, lì perché un junior farebbe fatica? Perché devi capire che sono i profili di Spring Boot, i profili di Keybase, potresti avere nomi diversi, ma la cosa sensata è dare lo stesso nome in modo tale che fai meno dev, meno prod, meno e ti genera le cose. Generare pacchetti, insomma, guidare Maven o Gradle per generare n pacchetti fatti in modo diverso. Non so cos'è che, appunto, lo junior vedrà solo, magari lo junior lo confini, dici fai il controller così, fammi questo form, poi l'uscita è, insomma, magia, è uscito tutto ed è andato in produzione. Come ho fatto? Tra 4-5 anni capirai tutto l'arco delle cose. Ok? Se avete altre domande, volentieri, non mi sembra di dovervi dire altro, vi ho già annoiato abbastanza. Spero di aver stimolato la vostra curiosità. Appunto, noi siamo in produzione e io sono contento di aver fatto questa scelta perché ci ha semplificato molto i tempi di startup e c'era tutto messo bene. Poi magari. Il consiglio che vi do è provate a fare uno spike in monolite, la documentazione è fatta veramente bene, quindi capire se copre le vostre esigenze o meno è facile. Non è complicato. Grazie mille.